Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da tre Patreon diversi, ovvero Emanuela94, Alessandro e Jenny. Questi tre Patreon diversi mi chiedono di parlare di un film meraviglioso del 1986 di David Lynch, Velluto Blu, ovvero una delle due opere che preferisco del nostro amato Lynch, ovvero questa e Strade Perdute. Velluto Blu è il noir, secondo l'ottica di Lynch. Ci saranno già schegge che poi riporteranno e ricorderanno Twin Peaks e molti altri lavori successivi, appunto come Strade Perdute. Qui già ci sarà la collaborazione con Badalamenti alle musiche, meravigliosa. E quindi è un film particolare, la storia di questo ragazzo, Jeffrey, che torna a casa per stare dietro al padre malato, e che trova un orecchio mozzato in mezzo al bosco e lo porta alla polizia e conosce il figlio del detective a cui ha dato la figlia del detective a cui Sandy, interpretata splendidamente da Laura Dern, a cui ha dato insomma questo orecchio e che collega il tutto a questa cantante Dorothy. Qui il nostro inizia a indagare e si imbatte appunto anche nel personaggio di Frank e di lì poi tutto quello che è di marcio e oscuro sotto quella che sembrerebbe una ridente cittadina americana. Quindi dicevo, quello che mi colpisce tantissimo, mi colpì tantissimo appunto di questo Velluto Blu è il suo essere così incredibilmente surreale eppure potentissimo nel raccontare la provincia americana che ha una superficie di steccati bianchi, di uccellini che cantano, ma in realtà sotto nel marciume, come vediamo subito dalle primissime inquadrature con quel macro meraviglioso che entra dentro, vediamo tutti gli insetti, tutta ciò che è la terra, ciò che in realtà siamo e ciò che torneremo in un certo senso. Lo fa con uno sguardo a dir poco fantastico, Lynch. E poi tutta la storia si muove in una maniera completamente assurda e meravigliosa proprio per gli accadimenti, proprio per i personaggi che cambiano, per come vengono strutturati, per quel finale completamente pazzo, con quel risveglio di lui meraviglioso quasi da un sogno, appunto. E quindi che ha un riferimento carolliano, Alice e il Paese delle Meraviglie, quando ruppe lo specchio, è chiaro quell'intero, solo che questa volta, cadendo nella tana del coniglio, del bianconiglio, il nostro si risveglia in un incubo davvero terrificante, un incubo che mostra in realtà lo specchio di una società che nasconde proprio la se stessa dietro appunto questa visione incredibile e bellissima di colori pastello. In realtà all'interno di questi tagli, di questi colori mostruosamente duri e cupi, verdi, marroni, viola, che la fanno da padrone appunto anche nel sottosuolo. E di lì poi tutta questa indagine, se vogliamo chiamare così, del nostro, questa specie di noir che si svolge però senza seguire in realtà la Dark Lady, sì, Isabella Rossellini, tra l'altro meravigliosa, tra l'altro questo film Rondino lo fece arrivare a Venezia perché disse che era una vergogna la Rossellini nuda, mamma mia, sul modo di pensare molto moderno. È un film invece magnifico, recitato da tutti in maniera enorme, da Denis Hopper alla Rossellini, a Kyle MacLachlan, a tutti. Ripeto, Badalamenti è una musica eccezionale, per uno di quei classici film appunto che si muovono su quel trano sottile linea fra il thriller, il noir, il surreale, il grottesco. È un film che denuncia in realtà anche un certo tipo di mentalità grezza americana e denuncia tantissime cose, la violenza sulle donne, per esempio, abusi sulle donne che verranno sempre di più nei suoi film, così come quelle fantomatiche tende rosse che qui fanno forse la loro prima apparizione, e così come l'utilizzo delle canzoni, diciamo, fuori tempo, nel tempo sbagliato, proprio per dare un certo senso estetico, così come vengono utilizzati alcuni carrelli, appunto alcuni movimenti molto attaccati al terreno che terranno. Diventeranno poi un altro marchio di fabbrica del grandissimo Lynch, che già qui però era Lynch, secondo me, eccezionale, è un capolavoro per me, uno dei film più belli degli anni Ottanta. Questa è forse la prima opera, al di là di Razer e dell'Elephant Man, così, Dune, la vera prima opera in cui Lynch, liberissimo da ogni schema totale, seppur con un bel cast e un buon, diciamo, budget, riesce a creare qualcosa di universalmente originale. Prima di questo un film così io non l'avevo mai visto, un noir così. Quindi per me Lynch qui inventa il noir lynchiano, lo porterà avanti in altri 3-4 suoi film, in molti proveranno a copiarlo, ma nessuno probabilmente ce la farà. E quindi, insomma, che vi posso dire di più? Velluto Blu per me è un capolavoro assoluto del noir, un capolavoro assoluto della messa in scena, una fotografia meravigliosa, ripeto, un montaggio perfetto, delle musiche fantastiche, degli attori eccellenti, l'uso dei mezzi cinematografici è al top, e qui Lynch dimostra di essere un vero genio e tira fuori un capolavoro. Lynch era, diciamo così, una mosca bianca che creava questo suo universo che poi appunto sarebbe andato a diventare così famoso pochi anni dopo alla televisione con Twin Peaks, che comunque secondo me non vale la metà di questo capolavoro vero, ovvero Velluto Blu. A voi la scelta, ma il link è qui sotto su Patreon. Vi piace, iscrivetevi al canale, alla campanella, cazzo se vi pare, ma questo è un film che non è obbligo da acquistare, è proprio dovere verso l'amore della settima arte.